Eh no, belle foto vai. Prima? Grazie. Il titolo che mi era venuto in mente era Tabrusconite. che presuppone appunto non soltanto il berlusconismo, la berlusconite. Che significa che la malattia può essere contagiosa. Anna Serafini, eh? Quando si viola la legalità, si viola la legalità, punto. E per perseguire un fine occorre che i mezzi siano adeguati. Perché non si può, per esempio, consentire intercettazioni nei confronti di coloro che non sono coinvolti in nessuna indagine della magistratura. Perché l'intervento sulle intercettazioni spesso ha veicolato anche una scelta o meno di classi dirigenti più o meno autonome. Io penso, con questo finisco, che se ci sono mille motivi per far tornare forte la politica, ma ce n'è uno che è indispensabile: la politica deve essere dipendente da qualsiasi potere economico, perché se è dipendente dal potere economico, questa classe dirigente non potrà mai fare l'interesse generale del paese. Poi deve tenere presente anche i vari interessi economici, fare sintesi, ma fare sintesi significa averlo tempo. Ora io non è che presentando il libro questa sera posso intervenire sulla discussione politica più ravvicinata. Dico una cosa invece chiara, non per sottrarmi, perché anzi, come ho detto, semmai lo specifico ancora meglio, io credo che le intercettazioni telefoniche vadano usate in relazione alle indagini. E non ci possono essere persone che non sono dentro le indagini coinvolte nelle intercettazioni telefoniche. Questo per me è un principio sacrosanto. E dire che le persone non coinvolte in indagini debbano essere intercettate e poi esposte pubblicamente, perché questo produrrebbe comunque, darebbe maggiore forza a chi persegue reati, io dico che non ci può, in uno stato di diritto non si può violare la legge. E quindi per me non c'è il mezzo che giustifica il fine. Io penso che il fine debba essere sempre adeguato, il mezzo debba sempre essere adeguato al fine. E quindi io, per esempio, non ho nessuna, per esempio, impianto giustizialista. Stiamo parlando di due problemi distinti. Un conto è consentire le intercettazioni agli indagati anche per gravi reati, non soltanto, come si leggeva all'inizio, per mafia o terrorismo. Un conto poi è impedire, vietandole anche con pene e con sanzioni agli editori e ai giornalisti, la pubblicazione di brogli o tabulati o stralci di telefonate relative a non indagati. Sono due problemi diversi, signora. Sì, sono molto cosciente di quello che lei dice. Non posso che ribadire quello che penso io, non è che credo che possa essere quello che pensa lei, possiamo essere su posizioni molto diverse. Io credo che lo Stato di diritto, il termine, sono stato anche vicepresidente quando Pisapia era presidente della Commissione Giustizia, che i capisaldi di uno Stato di diritto, per esempio, sono la presunzione di innocenza e non la cultura del sospetto. Quindi per me questi sono capisaldi da solo il diritto, e che uno Stato forte deve tenere sempre a mente. Per quanto riguarda la seconda domanda... Chiaramente, sì. Sono teorico, piacere. No, perché se no qui non ci capiamo proprio sui presupposti. Se il consorte è indagato e telefona a Fassino, non è illegale l'intercettazione? Dunque, guardi, io penso che sia importante nel nostro paese avere dei principi saldi. Sono due principi saldi da cui ho parto: il rispetto profondo della legalità, quindi consentire, anzi dare alle forze dell'ordine, ai magistrati, tutti gli strumenti perché il crimine venga perseguito in tutte le forme in cui esso si manifesta. Poi c'è l'altro principio, che è un caposaldo, che è quello del rispetto delle persone. Ogni essere umano va rispettato nella sua integrità, specialmente quando è innocente. La ringrazio moltissimo, perché ho degli amici che c'è stato
un rinvio a giudizio, si dovrebbe leggere rinvio a giudizio, per cui dice che quell'intercettazione non doveva essere fatta. Mi ha fatto la domanda, lei peraltro sa anche che è Piero Fassino è mio marito, quindi diciamo io in tutto il mio libro non faccio nomi perché è un discorso che voglio fare in generale. Ma invece li facciamo perché allora, guardi, non fare anche nomi. Si può dire che lui è una grande vittima? Ma di che? Che è una delle pagine più brutte della storia del diritto, del giornalismo, questo le posso dire, che è una delle storie. Perché tanto non fare telefonate compromettenti? Tutti sanno il nostro non paese, se c'è una persona... Al di sopra del sospetto? Lui è al di sopra, addirittura si è sottoposto a, assolutamente a tutto. È tanto vero che la Forleo la stanno cacciando, povera Cristi. Guardi, se c'è qualcosa che il paese sa, perfettamente, se c'è una persona per bene, onesta, questo è quello che sa. E nessuna provocazione al mondo può offuscare una persona che semmai eccede in correttezza e serietà e onestà. Il mio dubbio era se il mestiere del politico comprende il prendere le banche o il trattare le banche con degli uomini d'affari poi condannati. Come si chiama lei? Piero Ricca, mi chiamo Piero Ricca. Ecco, vedi come fanno? Uno fa la domanda subito, accende il pagliaio, ma dai. Non con me. Tu mi stai rivolgendo la parola, ti ho detto la parola. Senatrice, ma perché per lei il limite dei tre mandati non vale? Prego. Perché la legge dello Stato non c'ha vincolo di mandato. Se i cittadini ti chiedono di un mandato, uno va e si sottopone al giudizio dei cittadini. I cittadini non l'hanno chiesto. La legge elettorale era fatta. Sì, io guardo, comunque se mi fa piacere, con la preferenza unica, quando c'è stata la preferenza unica, cittadini di Siena, Arezzo e Grosseto mi hanno eletto, se vuole andare a vedere nel 92, no, sono arrivata prima di fronte alle donne e gli uomini di tutti i partiti. Perché siete abbarbicati al potere? Senta, in Sicilia, guardi, me ne approfitto perché, vede, io faccio questo lavoro, mi sono laureata a 110 e lode, ho lavorato e studiato dall'età di 14 anni a 24, 25. Ho fatto 4 volte il deputato. Io vi faccio, posso fare una domanda, ma sono sicura che poi verrà... Sì, sono sicura. Tutto. Perché Grillo prende come 50 parlamentari? Perché Grillo prende come 50 parlamentari, ma anche se non ha il talento di Fiorello? Cosa c'entra Grillo? Perché Grillo vede più fomenta l'odio, prende sì, l'odio. Stiamo parlando con lei, c'è un limite di 3 mandati, lei ne ha 6, questo è il problema che le poniamo. Non c'è una legge dello Stato, lo statuto del PD. Sa che cos'è lei? L'avete votato voi. Lei è un provocatore. Ma lo statuto del PD l'avete votato voi, non io. Mi vuole impedire di camminare. Lo statuto del PD, se mi vuole impedire di camminare, mi vuole impedire di camminare? No, signora. Lo statuto del PD. Chiede a Grillo quanti sono. Ma cosa c'entra Grillo con noi? Lo statuto del PD ha un limite di 3 mandati, signora. Si fugge la domanda. Ma io penso che io faccio politica, scusi, e abbia imbarazzo a rispondere a questa domanda. Mio padre è minatore, pensa ma che cosa c'entra questo? Ma io penso che io abbia... Ma cosa c'entra che questo, guarda signora? Guarda la sua faccia, abbia timore di rispondere. Perché ha avuto la deroga? Perché ha avuto la deroga dello statuto? Dei 3 mandati? Come dicevo. La domanda specifica. Signora, non c'è rinnovo generazionale perché state sempre attaccati lì. Arrivederci. Ci saluti Piero, ma anche consorte, mi raccomando. Non risponda alle domande proprio. Guardalo un po'. Ah, ma auto blu a vita, lei e Piero. Quante sono in 2 di legislature? 11. Quanto prendono a Natale di tredicesima? Fai il conto, Elia, che sei 60.000. bravo. 60.000. Un 60.000 a Natale di tredicesima, eh? Lei dice che Grillo è miliardario, ma che cazzo me ne frega a me? Se la gente gli paga un biglietto, è tutto il mercato, ma no? Ma che cazzo suoi? Ma io non lo so, è una cosa proprio come vanno sempre da un'altra parte rispetto al problema che gli poni. La signora Serafini.